Bene, come abbiamo detto, allora le reazioni dei partiti politici italiani al voto di ieri. Vediamo qual era. Una posizione della Democrazia Cristiana è stata illustrata oggi dal segretario Forlani in una conferenza stampa. Domani la Democrazia Cristiana riunirà la direzione. Per il segretario democristiano Forlani, quello di ieri è un risultato non esaltante, discreto. Un risultato che sul fronte della situazione politica non ha cambiato niente. La astensione elettorale. Per Forlani il voto europeo può essere letto come un invito dell'elettorato a ricostituire un governo di pentapartito a guida democristiana. Non mi sento sconfitto perché intanto. Dopo queste elezioni non mi sento un segretario sconfitto, dice Forlani. Ma la costruzione di un governo è ora compito più facile o più difficile? Le difficoltà rimangono quelle che erano prima, insomma. Non c'è stato un voto che abbia alterato il quadro politico al quale noi facciamo riferimento per ricomporre la maggioranza parlamentare e il governo. Forlani ha inoltre affermato di non comprendere l'euforia del PC per il risultato elettorale ed ha sottolineato la prova deludente della Federazione Laica. Non nascondono la loro soddisfazione i comunisti italiani. I pronostici della vigilia parlavano di stangata, ma il Partito Comunista ha tenuto, superando anzi di un punto percentuale i risultati delle elezioni politiche del 1987. Al quartier generale comunista si respira l'aria della vittoria. Il giorno dopo i risultati elettorali, il grande partito italiano, da tempo impegnato in una difficile fase di rinnovamento, non nasconde l'euforia. Il 27,6%, dicono i portavoce di Botteghe Oscure, è la conferma che un partito che tutti volevano morto vive. E vive, continuano i comunisti, anche a dispetto di una campagna elettorale tesa a distruggerne l'identità, strumentalizzando ingiustamente la tragedia di piazza Tiananmen. Il risultato, per quanto ci riguarda, è davvero molto bello. Ed è la conferma dell'intelligenza e della maturità del popolo italiano, che ha espresso non solo un voto di resistenza democratica all'aggressione che era stata fatta verso il nostro partito, ma ha dato un'ulteriore spinta. La mattinata politica alla sede del Partito Comunista si è aperta con la riunione della segreteria per l'esame dettagliato dei risultati elettorali. Che cosa intende fare adesso il Partito Comunista rispetto al Partito Socialista? Avete delle proposte da avanzare? Noi incalzeremo il Partito Socialista Italiano perché prenda atto del fallimento di una linea politica. Il Partito Comunista guarda ora al futuro con occhio rinfrancato. Qui a Botteghe Oscure i lavori sono ripresi subito. Questa mattina si è tenuta la segreteria, mentre per la prossima settimana è prevista la riunione della direzione. Intanto, questo stesso pomeriggio sono partiti alla volta di Stoccolma, Bassolino e Napolitano, per la prima volta ospiti come osservatori ai lavori dell'Internazionale Socialista. Nessuna delusione in casa socialista per il mancato pienone di voti a discapito di comunisti e socialdemocratici. La previsione, dicono, in Via del Corso era attestarsi su un 15% ed è ciò che è accaduto. L'onda lunga continua, si commenta nelle fila socialiste. Il garofano fiorisce e il segretario Bettino Craxi, prima di partire per l'Internazionale Socialista a Stoccolma, ha comunicato: in questa stagione politica è la terza significativa affermazione elettorale. Piuttosto c'è stato un calo sorprendente della Democrazia Cristiana e una tenuta buona del Partito Comunista. Noi attribuiamo questo alla pessima prova del governo in questi mesi. E qui in Via del Corso i socialisti, dalle valutazioni sui risultati alle elezioni europee, traggono le prime considerazioni sulle condizioni per il loro ingresso nella nuova maggioranza di governo. Si tratta della contropartita per rinnovare il loro impegno a garantire la stabilità di governo. Ma non una stabilità al servizio del nulla. Negli ultimi tempi la stabilità di governo è stata appunto al servizio del nulla. Non può andare avanti in questo modo, perché altrimenti i risultati che sono stati nel complesso negativi per la coalizione di maggioranza rischiano di diventare pesantemente negativi. I socialisti sono gli unici che hanno guadagnato nella coalizione di maggioranza e vorranno porre con forza questo problema. Tra i protagonisti di questa competizione elettorale, i Verdi, divisi in due liste, quella tradizionale del Sole che ride e quella alternativa dell'Arcobaleno. Con il 3,8% dei voti l'una e il 2,4% l'altra, le due liste verdi potrebbero considerarsi la quarta forza politica italiana. Sarebbe però necessaria un'unità di intenti che all'indomani del voto europeo è tutt'altro che cosa certa. Il Sole che ride, per esempio, attende ora le consultazioni di De Mita. Siete disponibili a entrare in un governo se vengono rispettati dei punti fondamentali? Quali sono?
Ma direi che il primo riguarda l'industria a rischio. Chiudere l'ACNA di Cengio, chiudere immediatamente le situazioni più difficoltose per quello che riguarda la popolazione, salvaguardando l'occupazione. Se tra i verdi del sole che ride è forte la tendenza a entrare al più presto tra le forze di governo italiane, i verdi arcobaleno la notte scorsa si sono recati alle botteghe oscure per complimentarsi con i dirigenti del Partito Comunista. Ecco, Rutelli, che senso dà a questo segnale, a questo gesto che ha fatto? Sì, non gli darei un'importanza più che di un segnale di amicizia, di cordialità, non è che dovevamo complimentarci. E credo che noi con questa nostra piccola, grande forza che abbiamo costituito e che non diventerà un partitino, daremo un contributo importante perché tutte le forze italiane si rimettono in discussione. Umore completamente diverso in casa dei laici. Il loro cartello, che comprendeva liberali, repubblicani e alcuni candidati radicali, è andato molto sotto le attese e loro non lo nascondono. Primizia laica. La primizia laica non è sbocciata e la mela mancata ha lasciato l'amaro in bocca ai laici. In casa repubblicana però non tramonta l'idea che il polo sia una scelta strategica per il futuro. In questo senso, siccome noi lavoriamo per costruire quest'area laica nel paese, per darle un corpo, per darle un'espressione, credo che insieme ai liberali una valutazione dovremo farla per capire qual è il modo migliore per dare spazio e corpo a quest'area laica. I repubblicani non si nascondono che il risultato di ieri è una sconfitta, ma cercano di guardare al futuro. Che l'alleanza non debba finire lo pensano anche i liberali. Io dico che sarebbe una sciocchezza abbandonare questo tentativo. Vedremo, naturalmente bisognerà fare una riflessione, la faremo noi liberali al nostro interno, bisognerà farla insieme anche con i repubblicani e decideremo. E dalle urne sono venuti spunti di riflessione anche per socialdemocratici e Missini. Giudizi positivi sui risultati globali in Europa, maggiore prudenza invece sul quadro politico interno. Soddisfatti per lo scampato pericolo di una condanna all'estinzione, i socialdemocratici guardano già in prospettiva ai prossimi appuntamenti politici. Guardando al futuro, al nostro progetto di costruire in Italia un movimento grande, importante, socialista e democratico di tipo europeo. E questo sarà possibile se le forze della sinistra democratica e dell'area riformista in particolare comprenderanno il nostro messaggio, e cioè confrontiamoci su un progetto per la società italiana, mettiamo da parte la politica delle spallate, delle aggressioni e degli insulti e probabilmente riusciremo a fare qualche cosa di utile per il popolo italiano. E la destra avanza in Europa ma arretra un poco in Italia. Facendo bilancio tra questi due risultati, quale giudizio date di queste elezioni? Ma un giudizio positivo, perché l'aumento della destra in Europa è certamente molto più consistente della lievissima flessione del Movimento Sociale Italiano in Italia, che ha perso il quinto eurodeputato per un pugno di voti e addirittura, ma faccio gli scongiuri, non abbiamo ancora dismesso la speranza in un computo più appropriato e definitivo dei risultati di strappare il quinto seggio, ma anche se non fosse, il fatto che a Strasburgo le destre europee abbiano più deputati di quelli che avevano è certamente positivo.